Eccomi, buon pomeriggio e benvenuto Marco. Innanzitutto volevo sapere le tue prime impressioni per quanto riguarda l'esordio fatto con questa maglia e poi ai primi allenamenti se già inizi a sentire, visto che vieni anche da una squadra come il Bari, l'aria di una squadra che lotta per la promozione in B, se inizi a vedere queste ambizioni nei tuoi compagni, nell'allenatore, in tutta la squadra. Diciamo che fin da quando sono arrivato i tifosi e comunque tutto il gruppo mi ha accolto benissimo, quindi da subito mi sono trovato veramente bene. Poi comunque dopo un allenamento ho fatto già una partita e sono stato felice che il mister mi ha messo in campo perché sinceramente non me l'aspettavo, però purtroppo le partite vanno così e ho dovuto mettermi, sono contento per questo perché comunque mi sono scrollato di dosso subito l'esordio e è andato anche bene. Sono un po' dispiaciuto per il pareggio, però dobbiamo ora pensare alla prossima. Sono arrivato in una squadra forte, con un gruppo molto unito, molto coeso e sono felice di questo, sono felice di farne parte perché sono veramente tutti bravi ragazzi e soprattutto forti. Per quanto riguarda le ambizioni della lotta per la promozione in Serie B, dico, tu vieni da una squadra, da una società come il Bari che ogni anno si poneva quell'obiettivo, adesso vedi qualche differenza rispetto a quello che hai lasciato? No, diciamo che comunque ci sono tante squadre forti nel girone C, non c'è solo il Bari, non c'è solo il Palermo. Purtroppo questi campionati si vedono alla lunga. Diciamo che come inizio mi sono trovato bene e credo che questa squadra possa ambire a posizioni di alta classifica. Poi comunque il campionato ci dirà di che pasta siamo fatti. Ora non posso dare giudizi perché siamo ancora all'inizio. Spero che il Palermo arriverà più in alto possibile perché diciamo che siamo pronti a sacrificarci e dare tutto per questo campionato. Vitale. Ciao a tutti, ciao Marco, sono Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, benvenuto. Volevo chiederti innanzitutto che bilancio fai di questi 2 anni a Bari? Visto che insomma, il primo anno sei stato abbastanza protagonista per la lotta per la promozione, che poi sappiamo com'è andata. L'anno scorso un po' meno, volevo capire che cos'è che si era logorato col Bari fino al punto di essere messo fuori dai piani quest'anno. No, diciamo che Bari è stata per me un'esperienza bellissima perché comunque quando sono arrivato in quella squadra, anche comunque scendendo di una categoria perché ero in B, ero sicuro che ci fosse un progetto, una società seria e comunque una squadra molto forte. Poi purtroppo, come già detto, il campionato di Serie C, specialmente di questo girone, è molto difficile, non si sa mai come vai, però io mi sento molto, molto felice e molto migliorato da questa esperienza, quindi ringrazio Bari per avermi dato la possibilità. In Palermo ti seguiva già da, penso, i primi di luglio, fine giugno, i primi di luglio. Vorrei capire come mai questa trattativa, se ce lo puoi dire, è arrivata proprio fino all'ultimo giorno di mercato. Ma diciamo che comunque per i primi periodi di mercato io, dico la sincera verità, non avevo intenzione di spostarmi, poi comunque le dinamiche in ritiro hanno fatto sì che cambiassi tra virgolette idea. E Palermo per me è stata la prima scelta perché comunque tra tutti i club che mi seguivano, per me venire qui era, diciamo, un livello di miglioramento, quindi sono felice di essere qui perché comunque il direttore mi ha fatto sentire la sua stima, anche il mister, prima di venire qui e spero di ripagargliela nel migliore dei modi. L'ultima per me, alla luce dei tuoi 2 anni a Bari, se ci fosse un consiglio che vorresti dare al Palermo, qual errore non deve commettere questa squadra per non fallire, insomma, l'obiettivo che insomma, è dichiarato, cioè quello di tentare la promozione? Ma sicuramente per me le squadre forti si vedono nei grossi momenti di difficoltà, quando viene fuori poi il gruppo, il sacrificio, diciamo comunque l'uscita dal momento buio. Il consiglio che posso dare a questo Palermo è proprio questo, comunque sappiamo tutti che arriveranno dei momenti di difficoltà e spero che come squadra reggiamo al meglio per essere più forti. La rosa?
Sì, buongiorno Gaetano, buon pomeriggio Marco, benvenuto a Palermo. Una curiosità, lo scorso aprile hai segnato al 90° il gol del 2-2 in occasione della partita Bari-Palermo, pareggio maturato appunto allo stadio San Nicola. Volevo chiederti se è un episodio sul quale insomma anche avete scherzato, qualcuno ti ha detto qualcosa insomma a proposito di questo gol, e poi la seconda volevo chiederti cosa in particolare ti ha colpito in positivo del gruppo Palermo, mi riferisco non so, alla compattezza, all'affiatamento ecco, del collettivo. Grazie. No, vabbè, parlando del gol, sì, ne abbiamo parlato, però è un discorso che è finito lì, ormai è una partita chiusa, finita, sono stato felice di aver fatto gol, mi dispiace averlo fatto nella squadra dove gioco ora, però purtroppo non sapevo di finire qui, ma comunque avrei segnato lo stesso perché comunque è il mio mestiere, purtroppo il calcio è così. Sul secondo già l'ho detto, lo ripeto, ho trovato un gruppo molto coeso, affiatato, anche i ragazzi che sono arrivati per ultimi sono già entrati in squadra in maniera importante, quindi dico la verità, non mi aspettavo quest'ambiente e questo senso di coesione tra di noi. Questa è una cosa che mi ha sorpreso molto e spero che comunque continuerà per tutto l'anno perché è una cosa che al di là del campo, poi sappiamo che ne giocheranno solo 11 per volta, ma gli altri che entreranno dovranno fare la differenza, quindi il gruppo farà molto. Grazie. Cettina Pelliteri. Sì, buon pomeriggio e benvenuto a Palermo. Intanto complimenti per l'esordio, ho avuto un punteggio alto rispetto agli altri compagni, quindi un buon esordio. Ti chiedevo di parlare un po' delle tue caratteristiche tecniche, quali sono i tuoi obiettivi stagionali? Grazie. Ma diciamo che comunque in questo campionato mi conoscono quasi tutti, quindi diciamo che con la difesa a 3 mi trovo bene e spero di far bene in questa squadra, anche perché il mister ci tiene molto alla fase difensiva e comunque anche per il nostro livello personale più facciamo bene meglio è. Poi l'altra domanda, scusa, non me la ricordo. Gli obiettivi, quali sono i tuoi obiettivi stagionali? Ma sicuramente quelli di giocare più possibile, ma a me più che obiettivi personali mi interessa la squadra, perché comunque l'obiettivo che ci siamo prefissati tutti è quello di squadra, quello personale viene dopo. Quindi il primo obiettivo per me è quello della squadra. C'era un'altra domanda di Benny Giardina. Giustamente tu dicevi bene con la difesa a 3 ti trovi bene, tra l'altro ci hai giocato molto spesso in carriera, però vista anche la situazione di emergenza in cui di fatto ci sono soltanto quattro centrali a disposizione per la partita di sabato a Taranto, ti senti pronto anche a giocare da centrale destro, considerato che anche da quello che sto leggendo sei mancino di piede, quindi con tutte le implicazioni del caso, considerando che Filippi vi fa giocare molto palla a terra anche voi difensori, trovarti da mancino sul centrodestra per te potrebbe essere una soluzione in cui adattarti. Ah, sì, adattarmi per me non è un problema, comunque lo stesso ruolo potrei farlo senza problemi, poi sarà il mister a decidere la formazione. L'ultima, Vitale. Sì, Marco, volevo chiederti, è chiaro che tu sei arrivato adesso, hai esordito nella prima trasferta contro il Messina, il calendario propone una seconda trasferta contro un'altra matricola. Il derby è finito in pari, un derby, una partita particolare. Ravvedi la necessità di andare a puntare a una vittoria a tutti i costi già a Taranto, considerando il tipo di avversario, senza volerlo sminuire, ma anche alla luce del fatto che poi avrete Catanzaro la domenica successiva in casa? Ah, ricordiamoci che comunque ogni partita è una battaglia, anche se è una matricola, comunque il Taranto ha fatto una bella squadra e ha gli stessi punti nostri ad oggi, quindi così tanto matricola non la vedrei. È una buona squadra e noi dobbiamo fare la nostra partita, sappiamo che possiamo far bene e dobbiamo dar continuità ai risultati che abbiamo fatto finora, quindi speriamo di vincere perché è la cosa che comunque vogliamo tutti, speriamo di fare una bella prestazione perché comunque quella di Messina non è stata una delle migliori, lo sappiamo tutti, speriamo di far bene perché ci teniamo molto sia alla prestazione che al risultato. Grazie.
Grazie a tutti, allora possiamo salutare Marco, alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci.